Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Anche a Taranto le celebrazioni del 4 novembre, giornata dell'Unità Italiana e delle Forze Armate. Intervenuti in Piazza della Vittoria questa mattina il sindaco Rinaldo Melucci, il prefetto Demetrio Martino e Monsignor Filippo Santoro insieme ai rappresentanti delle Forze Armate. Ma soprattutto si può andare oltre. Io raccontavo stamattina che ci sono almeno un paio di buoni motivi perché quest'anno sia più importante di altri anni. Primo, perché vediamo che nulla è scontato, anche l'unità, la pace, la prosperità di una comunità, di un paese, come vediamo a pochi chilometri da qui ancora oggi nel 2022, è messa in discussione. Secondo, perché le forze armate ormai nel loro ruolo moderno, nell'interpretazione che danno della vita dei territori, sono una componente anche economica, culturale rilevante, specie per Taranto. Non sono più semplicemente un baluardo per la sicurezza. E poi perché, insomma, questi valori vanno commemorati, vanno trasmessi ai più giovani e ne abbiamo veramente bisogno. Ma non c'è dubbio che noi oggi celebriamo due principi fondanti del nostro paese, della nostra nazione. Il primo è quello dell'unità, della coesione della nostra comunità, e l'altro è il ricordo delle azioni eroiche che sono state compiute dalle nostre forze armate proprio per concludere una guerra, certo non per iniziarla. Tutto questo si ricollega tragicamente anche all'attualità, considerato che a poche migliaia di chilometri da casa nostra sta ancora imperversando una guerra terribile, nei confronti della quale ovviamente si deve fare ogni sforzo a qualsiasi livello affinché le ostilità possano cessare al più presto possibile, salvaguardando così migliaia di vite umane. Nella mattinata del 4 novembre, in occasione della giornata dedicata all'Unità dell'Italia e alla festa di tutti i componenti delle Forze Armate italiane, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato in Puglia. Entrambi sono stati accolti dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal Sindaco di Bari, Antonio De Caro, dal Prefetto di Bari, Antonio Bellomo, e dalle autorità civili e militari. La solenne cerimonia commemorativa si è svolta presso il Sacrario Militare dei Caduti di Oltremare. La manifestazione è poi proseguita sul lungomare Nazario Sauro con la parata dei reparti militari e il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale, accompagnata dal calore delle scolaresche baresi. Coronavirus. Quasi tutti gli indicatori sono in calo nel bollettino settimanale che comprende il periodo dal 27 ottobre al 3 novembre. Scende il numero dei casi registrati, sono 166.824, in diminuzione anche i decessi, sono 496 negli ultimi 7 giorni. In quest'ultima settimana è diminuito anche il numero dei malati attuali, sono infatti 59.130 in meno. In discesa anche i ricoveri ordinari, che diminuiscono di 277 unità per un totale di 6.604 degenti. Aumentano invece le terapie intensive di 15 unità, per un totale di 238 persone attualmente ricoverate. Scendono anche l'indice di trasmissibilità RT e l'incidenza dei casi Covid-19, che è pari a 283 casi per 100.000 abitanti. Coronavirus. Il bollettino diramato dalla regione il 4 novembre segnala in Puglia 1.195 nuovi casi e 5 decessi. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati processati 8.832 test, con un'incidenza del 13,5%. A Taranto e provincia segnalati 137 nuovi casi. Delle 13.345 persone attualmente positive nella regione, 167 sono ricoverate in area non critica e 8 in terapia intensiva. I carabinieri del comando stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 73enne per i presunti reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della moglie. Tutto è nato dall'ennesima lite tra i coniugi, durante la quale l'uomo avrebbe causato lesioni alla testa della consorte lanciandole addosso un telefono cellulare. L'uomo, secondo quanto dichiarato dalla donna in denuncia, avrebbe da tempo assunto atteggiamenti violenti nei suoi riguardi, mai denunciati, al fine di preservare la serenità dei figli. La vittima è stata sottoposta alle cure mediche presso il presidio sanitario di Manduria, ma non ha voluto fare ricorso al centro antiviolenza. L'anziano, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso altra abitazione di sua proprietà fuori dal comune di San Giorgio Ionico, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Per la gara tra ZP Cerno e Taranto in programma domenica 6 novembre allo Stadio Curcio, il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto, dopo aver preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e dopo aver sentito il questore di Potenza. A pesare nella decisione gli scontri tra tifoserie al termine di Cerignola-Taranto dello scorso 18 ottobre, nei quali sono stati feriti due poliziotti. Per quanto riguarda la preparazione in vista della trasferta a Lucana, ieri sono arrivate due brutte notizie. Panattoni resterà ai box per circa due mesi, mentre stagione è finita per Rajčević dopo la rottura del tendine d'Achille. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media. È tutto, al prossimo notiziario.